Bentornati a Lamezia. Tra episodi ho generato il secondo volo da Lamezia a Palermo Punta Raisi. Andiamo a caricarne i dati. Eccolo qua. Da Lamezia a Punta Raisi, perfetto, è un volo abbastanza corto e quindi andiamo a fare la stessa procedura. Nell'aereo reale si può cancellare tutto da Data, no, da Init. Qui vediamo che facendo questa operazione qua, appunto di resettare sul tablet, ha resettato anche il piano di volo, quindi siamo esattamente nella situazione iniziale. ATSU, non ho mai in realtà tolto le cinture per far scendere i passeggeri, ma va bene così. Andiamo sempre in init, richiamiamo i dati e abbiamo il piano di volo caricato, quindi facciamo init anche di qua e questo carica effettivamente il piano di volo. Ora, carburante, andiamo a inserirlo e confermarlo. Perfetto, quindi ora qua, anche se non abbiamo i nostri, non abbiamo nulla, ok, molliamo tutto qua, andiamo a vedere effettivamente ready to start, 4 minuti, perfetto, facciamo partire il refueling, teniamo sempre le cinture sganciate, le luci sono già tutte a posto, in realtà dovremmo staccare queste, cose che non abbiamo staccato nell'altro episodio, il transponder che dovrebbe andare a 2000, vediamo se ci vada solo facendo clear qua, e il radar meteo, apriamo la porta e siamo a posto. Perfetto, flap, ritiriamo su, anche questo non l'avevamo fatto nello scorso episodio. Quindi, performance, facciamo un decollo con flap 2 perché la pista non era lunghissima, sempre 50, e quindi V1, V2 e V3. E ci siamo. A questo punto, flight plan, andiamo sull'ICA. E andiamo a vedere come dobbiamo decollare. L'ICA 28 Pero 5R. Departure 28 Pero 5R. C'è un 6R. Mi faccio andare bene la 6R. Verifico che ho letto giusto, era proprio 5, qui c'è proprio 6, pazienza. Vediamo un momento con cosa abbiamo a che fare. Allora, l'ICA 500 2150 flight level 110. Perfetto. Andiamo a togliere le discontinuità. 1 e discontinuità 2. A questo punto andiamo a caricare i passeggeri, solito giro ATSU, AOC, weight and balances, request nuovo, ok, 114. In realtà penso che li stia sostanzialmente caricando in più a quelli precedenti, va bene così. Appunto, non ho capito se c'è un modo per effettivamente scaricare i passeggeri. Andiamo a vedere se abbiamo completato il rifornimento. Manca un minuto, ottimo. Andiamo a contattare la torre. Din don. Lamezia Tower, Busan Victor Lima Golf 5542, ready to copy IFR clearance to put to radio.
Ok, 12.000 piedi autorizzati. Ok, togliamo landing system qua. Perfetto, qui è tutto a posto, questo può stare così. Ok. A questo punto, se è tutto a posto, completato il rifornimento, caricamento dei passeggeri completo, andiamo a accendere il beacon e ad accendere di nuovo i motori. Quindi, flappa 2. Questi non li avevamo mai disarmati, va bene lo stesso, li disarmo e li riarmo. Ok, ignition, gas system by, parking brake, APU bleed, ground spoiler armored, no smoking. Ok, cintura. Ho chiuso la porta, sì, infatti non sento un granché del briefing di sicurezza. Possiamo, no, aspettiamo a mettere questi. Questo sarebbe il tasto per il raffreddamento dei freni, cosa che non c'è stato bisogno di attivare. Ok, primo motore acceso, secondo motore. Secondo motore acceso, quasi. Ok, ora è acceso. Via le APU. Via i freni e giriamo subito, sperando di non andare a sbattere. Penso che abbiamo parcheggiato leggermente troppo avanti, ma non dovrebbe essere un grosso problema, a meno che qua di fianco ci sia parcheggiato un 747, cosa che non succede naturalmente in questo aeroporto. Questo aeroporto è veramente molto bello per come è disegnato, peccato appunto che i parcheggi non funzionino come dovrebbero. Abbiamo fatto la nostra bella rotazione su noi stessi e andiamo verso la pista di decollo, magari avvisando il controllo del traffico. Ok, stiamo andando verso la pista. Allora, non entriamo esattamente a fondo pista e in teoria potremmo andare a fondo pista e invertire l'aereo. Non ho ancora deciso se farlo, perché effettivamente dovrebbe comunque bastarci la pista che abbiamo per il decollo. Andiamo a sistemare un po' di cose. Via questo, accendiamo il meteo e a questo punto abbiamo la checklist, TO config a posto, cerco di non andare a sbattere nel mentre, cabin check e
freni al massimo, ok, e cabin check, cabin check, ping. Ecco, c'era un aereo che atterrava, meno male che non mi sono preso l'iniziativa di andare, di entrare in pista. A questo punto, fermiamoci un momento, contattiamo la mezzatorre, vediamo quando esce la possibilità di richiedere il permesso al decollo. Ok, non esce ancora, quindi andiamo ancora un po' avanti nel mentre. Luci, luci, strobo al massimo, take off, take off. Please prepare for takeoff. Request take off ATM clearance. Tower from Houston Victor Lima Golf 5542 ready for IFR departure runway 28. Houston Victor Lima Golf 5542 altimeter 29 decimal 9 1 wind 256 at 22. Cleared for takeoff runway 28. Okay. Cleared for takeoff runway 28 Houston Victor Lima Golf 5542. Vediamo se effettivamente, come vi ho raccontato, mi basta la pista per decollare senza andare là in fondo a girare. Io spero di sì. Andiamo comunque un filino indietro ad allinearci. Ok, adesso vediamo se ci rifà lo scherzo dell'altra volta. Cleared for takeoff, perfetto. Freni, metà. Allargo un po' la visuale in modo da poter pigiare l'autopilota se c'è un problema. Accelero. L'autothrottle non si inserisce. Quindi toga. E strano perché ieri non me lo faceva questo problema, io non ho aggiornato nulla. Decolliamo. Sul carrello. Dentro l'autopilota, dentro l'autothrottle. Throttle e abbassiamo a flex, tiriamo su a ok, siamo in climb. Brindisi Center. Brindisi Center, Houston Victor Lima Golf 5542 is passing 1,400 feet, climbing 12,000 feet. Houston Victor Lima Golf 5542 Brindisi Center altimeter 29 decimal 9 1 continue to CA 501 as planned. Allora, 250 dobbiamo richiedere. Più 10.000. Brindisi Center, Houston Victor Lima Golf 5542. Request flight level 220. Houston Victor Lima Golf 5542 climb and maintain 12,000 feet. Expect flight level 220. Climb and maintain 12,000 feet. Expect flight level 220. Houston Victor Lima Golf 5542. Request flight level 250. 250, a posto. Houston Victor Lima Golf 5542 climb and maintain 12,000 feet.
Ok, diamo 250, acknowledge. Abbiamo davanti a noi la minima di flight level 110. Perché lo chiami flight level? Non lo so. E davanti a noi l'Etna e la Sicilia. Questo volo appunto ci porterà a Palermo. Voleremo sul mare per tutto il volo, che avrà la durata per me di, allora, dalle 16:35 alle 17:45, sostanzialmente un'ora e un quarto. Anche se in realtà siamo decollati alle 16:10 circa, e quindi possiamo dire che arriverò per le 17:20 circa. Ok, a questo punto abbiamo passato i 10.000, via tutta la luminaria. Questo su auto, tutto questo acceso. Via le cinture. E si può cominciare il servizio a bordo. Bene, con questo direi che stacco per un momento e ci vediamo quando sarò in vista di Punta Raisi. A dopo. Allora, ci hanno dato un avvicinamento strumentale con vettori, quindi non ho un granché. Un granché da fare, posso impostare 07. Allora, qui c'era pale 4B, vediamo se abbiamo pale 4B. Abbiamo pal 4B, pale, pele, pele 4B. Selezioniamo quello che era il nostro avvicinamento, il nostro avvicinamento da piano di volo. Andiamo a ripulire la discontinuity e a questo punto sostanzialmente non è molto di più di andare a fare un giro attorno al punto d'atterraggio, cioè sostanzialmente giriamo su di qua e atterriremo a vista, che appunto la pista 7 di Punta Raisi non ha l'ILS. Bene, proviamo anche questa cosa. Sono stati tre voletti con delle loro belle caratteristiche. Allora, se ci dessero anche una quota più bassa non sarebbero male. Il primo punto è PRS 15, PRS CF, PRS 15 è qua davanti a noi e in teoria dovremmo già essere sotto i 10.000. Vediamo intanto di fare una cosa. Cosa ci dice la torre? Cosa ci dice il piano di volo? Non è detto che lo seguiremo alla lettera né l'uno né l'altro. Adesso decideremo di trovare un modo di atterrare. Perfetto. Ground spoiler armed non li avevo mai disarmati in realtà. Li disarmo adesso. Non è ancora il momento di accendere le luci, di chiedere ai passeggeri di allacciare le cinture.
Ecco, non so perché al generic gli hanno dato l'approccio 25 via Lavru, ma vabbè. L'aeroporto di Punta Raisi è qua. Abbiamo già in vista, siamo sempre molto alti. Ecco, attendo sempre che il controllo mi dica qualcosa, qualsiasi cosa. Appunto, il prossimo punto ci porterà diretti sopra l'aeroporto di Punta Raisi, poi andremo su CF. E sostanzialmente gireremo indietro per allinearci alla pista 07. E a questo punto qua mi dice 5.000, scendo, sentite, perché più volte abbiamo visto che la capacità dell'ATC di serie di Flight Simulator non è il massimo e ha sempre la tendenza a tenerti troppo troppo alto ogni volta che provi ad atterrare. Ecco, meno male, io spero non mi avessero istruito a scendere, però non mi hanno mai chiesto nulla. Ecco, infatti mi dice che sarei in risalita. 2,91. Perfetto, continua Splend, quindi. Addio, siamo in mezzo a due frequenze. Ok, a questo punto luci di atterraggio. No, strobe vanno ancora qua. Perfetto. Roma mi ributterà indietro quasi di sicuro. E infatti mi stanno rimpallando avanti e indietro. Ok. E adesso speriamo che l'approach mi dica qualcosa di utile. Ok, 2100 piedi, comincia a avere senso. Andiamo 2000. Andiamo proprio 2100, va.
Acknowledge. Descend and maintain 2,100 feet. Views of Victor Lima Golf 5542. A questo punto io quasi quasi improvviso e facciamo un 33, un 300, anzi ok. Mi do dei vettori da solo. Siamo sempre ancora molto alti, quindi andiamo un po' fuori sul mare. Allora, qui è tutto in ordine. Qui possiamo fare spoiler, ma aspettiamo ancora un momento. Possiamo cominciare a aprire flap a 1. Sono in una situazione fantastica, avendo non solo il sole virtuale del simulatore, ma anche il sole reale che mi entra dalla finestra a coprire esattamente lo stesso angolo del monitor coperto dal sole, quindi sono un po' accecato. Detto questo, non sto praticamente vedendo nulla. Ok, siamo sotto i 5007. Ok, comincerei una piccola virata. Logicamente non penso che andando a impostare approach, appunto, non abbiamo nulla perché non c'è un ILS. Un AirNav o qualunque tipo di assistenza. Continuiamo la virata fino anche a 100. La torre non ci sta assolutamente vettorando. Ma vediamo di cavarcela da soli. Facciamo un bel direct to DCJ. Perfetto, e però continuiamo per la nostra direzione ancora per un po', 130, ecco, e speriamo di riuscire a allinearci. Saremo bassi? 2500. Temo di sì. Ok, aveva dato 2100. Cerchiamo di arrivare ad allinearci. Intanto non abbiamo ancora aperto i flap
A2, cosa che faccio immediatamente. Ok. L'aeroporto è là. Flapful. Andiamo a 100. A questo punto possiamo effettivamente mettere i freni e gli spoiler. Il test approach naturalmente non fa ancora nulla, non mi aspettavo di altro, quindi probabilmente senza pigiare il tasto approach non uscirà la procedura d'atterraggio, ma non è un grosso problema neanche quello. Anche se probabilmente non sentiremo qualche messaggio in cabina. Adesso mi piacerebbe avere qualche informazione dalla torre per l'atterraggio, magari tipo l'autorizzazione all'atterraggio, perché siamo a 2100, pista in vista. Non so bene che altro fare. Ok, andiamo a 90, 80. Non mi piace, andiamo ancora un pochino in là. Carrelli. E autorizzati o no, a questo punto si atterra. Via l'autopilota. Siamo un po' altini probabilmente. Siamo decisamente alti. Torre, avrei tanta voglia di sentirti dire sono autorizzato all'atterraggio, ma vabbè. Peccato, è stato bello finché è durato, si lamenterà un casino per il fatto che sto atterrando non autorizzato, ma pazienza. Sopra, Hundred above. sopravviveremo. 1000. Cioè, vabbè, mi viene voglia di staccare la radio, ma proprio strapparla e buttarla fuori dalla... 500. 400. Buttarla fuori dal finestrino. 300. 200. Sì, acknowledge. Acknowledge. 20. Recharge. Va
Direi un bel atterraggio, adesso la torre urlerà. Questa volta i freni hanno funzionato. Purtroppo abbiamo perso questa uscita, andiamo alla prossima. No, la torre non si sta neanche lamentando troppo. Ah già, dato che i freni hanno funzionato, devo ricordare di staccarmi anche a sto giro. Effettivamente, ecco, c'era naturalmente un aereo in atterraggio nell'altra direzione, quindi non so perché mi ha fatto atterrare sulla 07. E vabbè, non siamo ancora assolutamente vicini alla... non dovrei uscire qua probabilmente, ma preferirei uscire il più velocemente possibile. Dai, sono contento di essere riuscito a fare un atterraggio a mano, senza strumenti, e non aver neanche fatto un grande disastro rispetto a altri atterraggi che avete visto sul canale. Questi quando li ho accesi. Ma... Ok, via tutto, via weather, via questo, rise ground, taxi to gate. Ed è andato tutto bene, incredibilmente, per quanto si possa definire bene atterrare in una pista dove c'è un aereo che sta atterrando nella direzione opposta. Questo è l'aeroporto di Palermo Punta Raisi, Falcone Borsellino, se non erro, si chiama il terminal. E se adesso non andiamo a sbattere... Questo aeroporto è stato aggiunto appunto con gli scenari, con il World Update sull'Italia, il penultimo World Update nel momento in cui sto registrando questo video. Allora, vediamo di non sbattere contro questo aereo. Giriamo un po' larghi, anche se non mi sa che non siamo abbastanza larghi per nulla. Ed eccoci qua. Allora, l'aeroporto è ben modellato, ma l'ultima volta che ho provato a arrivare non ha funzionato il finger. Vediamo se oggi sarà diverso. Ci sono delle luci che dovrebbero dirci quanto siamo distanti, ma non penso funzionino. Esatto, Falcone Borsellino, siamo proprio davanti alla insegna. Non c'è nessuno a terra a farci gesti, quindi forse è il momento di guardare effettivamente questo affare. No, è totalmente spento, totalmente disattivo. Fermiamoci qua. Tiriamo i freni. Non ho acceso l'APU, cosa che faccio immediatamente. Chiamiamo tutto quello che c'è da chiamare, ovvero energia che spero questo giro vada, baggage che spero questo giro vada, jet bridge se funziona sono contento e va bene, in realtà non ho spento i motori quindi non dovrebbero potersi avvicinare, penso si avvicineranno lo stesso però non lo so, accendiamo le APU. Non so se qui sta simulando effettivamente che ho ancora i motori accesi. Adesso vediamo appena ho l'APU attiva, vediamo
mi sono naturalmente dimenticato di accendere mentre facevo il taxi verso l'aeroporto, verso il parcheggio. È un po' la ragione per cui ci sono le checklist che io non seguo, perché mi ostino a voler provare a far tutto a memoria. Se non lo fanno i piloti veri, perché dovrebbero farlo i piloti finti? Non lo so. Apro Bleed e spegniamo i motori. E vediamo se cambia qualcosa. Allora, a questo punto 4, 3, 2, 1. Via i beacon. Non sembrerebbe cambiare nulla. Quindi neanche a questo giro possiamo. Ah, in realtà a questo giro l'external power ce l'ha dato. Quindi lo colleghiamo e diciamo ai nostri passeggeri che possono scendere. Intanto qui ho visto che questo non l'avevo notato prima. Le ruote sono un po' effettivamente calde e quindi accendiamo i brake fan. Questo non è molto bello da fare quando sei in parcheggio, perché le ventole buttano fuori un sacco di carbonio dei dischi e praticamente diciamo, si riempie il personale di terra di carbonio. È una delle ragioni per cui bisognerebbe raffreddare i freni da fuori. Vediamo che comunque stanno raffreddando. Andiamo a vedere se si sentono effettivamente. E non so se questo è l'effettivo rumore delle ventole. Che sono, penso, solo sui sono queste, solo sulle ruote posteriori. Qui effettivamente ci sarebbero tutti i. Ah no, guarda, ha pure collegato il finger, però l'ha collegato dall'altro lato, che strano. Pensavo veramente collegasse questo. Bene, ci sono stati un po' di misteri come in tutti i miei voli, e con questa bellissima immagine da Punta Raisi io vi saluto. Spero che questi tre video vi siano piaciuti. Non so se si è capito qualcosa effettivamente delle procedure, soprattutto quelle che ho improvvisato. E se vi piace questo tipo di contenuti, più o meno sto rilasciando un video a settimana a tema Fly Simulator, quindi se volete iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Alla prossima!